16, mancava da 14 anni, eccolo qua, presidente. Io però vi chiedo scusa, ma un po' per il numero, un po' perché tutto quello che ha fatto Modena l'ha fatto Katia Pedrini con Andrea Sartoretti, lo vorrei qua. Sarto, vieni a fare un salto con noi, tu che ne hai fatti tanti di salti, perché vincere tre volte non è facile, perché ne vinci uno, poi dici metto nel mirino l'altro obiettivo, poi due e poi lo scudetto che mancava da 14 anni, eccolo qua il primo stendardo, foto di rito per la presidente Pedrini con il general manager Andrea Sartoretti. Alberto Federici, perché questa era la Superlega Unipolsai 15-16. Arriva la presidente Paola De Micheli, eccoci, per lei due stendardi, la Supercoppa. No, no, può rimanere Federici per la foto finale. Volevo dire una parola a proposito delle partite scudetto. Abbiamo giocato tre partite meravigliose con Perugia in un clima che forse era insperato e insperabile. Abbiamo costruito un rapporto molto bello, molto amichevole, e abbiamo giocato insieme. E veramente la parola contro forse rispetto a questo scudetto non c'è. È vero, questa è una precisazione doverosa, perché chi ha vinto è stato lo spettacolo, perché due palasport pieni in tutte le finali scudetto, è stato un privilegio averla raccontata con grande fair play, il che non significa che non si siano morsi sotto rete, perché si sono anche morsi, però con due tifoserie che si sono rispettate e i palazzetti molto pieni, il che televisivamente non va bene, di più, e ti fa vedere l'immagine reale di noi tutti, mondo della pallavolo. Possono salire i due stendardi, la Del Monte Supercoppa e la Coppa Italia, in due momenti differenti, all'inizio della stagione e a metà. Modena si è portata a casa, aspettate, fatelo davanti, non dietro, che facciamo, ci nascondiamo dietro gli stendardi? Eccola qua la presidente De Micheli con Katia Pedrini, bello applauso. Tre stendardi viaggiano di qui da Bologna fino a Modena, mettiamoli tutti e tre insieme, può venire avanti anche lo stendardo dello scudetto per la foto di rito, eccola qua a beneficio dei colleghi, perché questa è un'immagine veramente inedita. Sarto, faccio appello alla tua grande memoria, triplete in una stagione, così? 97. Aspetta che corro da te, 97 chi? Modena sempre. Modena 97, sono passati quasi 20 anni, e grazie a voi per aver ridefinito questa storia, è un'immagine veramente bella, inedita, merita il vostro applauso. Tre stendardi per Modena. Una sola altra parola. Cioè, tutto questo è comunque sempre grazie ad Angelo Lorenzetti. Angelo Lorenzetti che va a vivere una nuova sfida a Trento e che è stato veramente parte importante. È stato pure nostro ospite alla Domenica Sportiva con Andrea Sartoretti e Bruno.